Ciao a tutti carissimi amici, oggi voglio proporvi questa demo, ovvero Bloodstained The Ritual of the Night. Molti possono dire chiamarlo seguito spirituale di Castlevania e seguito spirituale di qui e seguito spirituale di qua. No, può assomigliare a Castlevania, ma la parola seguito spirituale a me non piace, perché o è Castlevania o non è Castlevania. Comunque ragazzi, notiamo già che in questa demo abbiamo come protagonista una ragazza, cosa che non mi sembra di aver mai visto effettivamente in Castlevania, almeno poi magari nella mia ignoranza mi dite no, c'è stato, vabbè. Comunque io posso dirvi che è la prima volta che vedo una ragazza come protagonista. Notiamo anche diverse caratteristiche GDR, perché in questo gameplay avete notato l'attacco, la difesa e tante altre cose che possono aumentare nel corso del gioco, e abbiamo addirittura la mana, l'HP, l'energia e tutto. Possiamo utilizzare anche diverse armi, perché o calci o in questo caso la spada che abbiamo trovato per distruggere tutti questi nemici. Notiamo infatti che questo scorrimento qua, la protagonista può compiere dei balzi e può praticamente attaccare, insomma, proprio come lo era il vecchio Castlevania. E notiamo che ci sono delle caratteristiche che noto per quanto riguarda il Simon's Quest, perché in questo gioco la protagonista, acquisendo esperienza, può salire di livello. E quindi ragazzi, ci troviamo adesso in questo vascello fantasma, dove dovremo affrontare questi polipi, queste piovre qua, non si capisce bene effettivamente che cosa sono. Però noteremo anche che ve lo dico anche per coloro che vogliono realizzare, diciamo, il gameplay di questa demo qua, bisogna avere un PC piuttosto potente, perché se non disponete di tali caratteristiche, ovvero servono delle prestazioni molto elevate, va a finire che il gameplay tende a scattare notevolmente, perché il gioco è molto molto pesante. Ho visto delle demo in giro di gente veramente patetica che oltre a spiegare col buco del sedere, per non dire una parolaccia, si limitava a registrare in condizioni veramente pietose. E quindi ragazzi, diffidate dei ciarlatani e seguite soltanto gente seria che se ne intende anche di Castlevania, e non determinati pagliacci che si trovano sul web, che ho avuto modo di verificare e via di seguito. Comunque ragazzi, questa demo qua è molto interessante, perché man mano che si massacrano i nemici, il personaggio può acquisire dei poteri particolari, come in questo caso qua. Poi vabbè, quando ci sarà il gioco completo avrò più piacere a spiegarvi e illustrarvi il tutto, perché ragazzi, trattandosi di una demo, non ne vale la pena entrare troppo nei dettagli, perché il gioco effettivamente non è completo. Però come prima impressione devo dirla, anzi devo affermarla, molto molto positiva, perché avete visto il bello, troviamo un sacco di monete, probabilmente un domani serviranno per acquisire, comprare tante cose, forse a fine stage troveremo, ah che bello lo slide per scivolare, passare qua sotto, forse a fine stage troveremo anche dei mercanti per comprare qualcosa, non so, che sicuramente avranno occasione di comprare oggetti e aumentare le proprie prestazioni del personaggio. Dopo un po' che si acquisisce esperienza, il protagonista sale di livello, come in questo caso qua, level up, e avete visto anche quelle rose azzurre, esse tendono a che qua si acquisisce un nuovo potere, ragazzi, guardate, Fire Cannon. Praticamente con il Fire Cannon possiamo sparare delle gettate di fuoco, in questo caso utilizzandola in questo cannone qua sparerà distruggendo la muraglia in legno, in questo caso permetterci di proseguire. Queste rose aumentano il nostro potere, però avete notato che tende a ripristinarsi la magia? Molto molto interessante, ed è una caratteristica proprio di questo gioco. Perfetto. E questa ricarica notevolmente. Per ricaricare l'energia, ragazzi, abbiamo trovato delle pozioni che abbiamo avuto modo di vedere nei forzieri, quindi qua possiamo aprire l'inventario e poi ripristinare il tutto.
E insomma, avete visto che troviamo mostri di ogni tipo. Penso che ogni creatura possa offrire alla nostra protagonista diverse abilità. E da notare anche la musica di sottofondo è veramente molto carina. Insomma, il creatore di questo gioco qua, che se non erro ha proprio creato la saga di Castlevania, i primi Castlevania, si è proprio impegnato a, diciamo, a creare un gioco veramente con le contropalle. E che appena uscirà non me ne fregherà niente del prezzo, lo acquisterò. Purtroppo sono sicuro che non sarà in forma fisica, ma purtroppo sarà soltanto in digitale. E la cosa mi creerà un po' di fastidio perché io odio scaricare le cose in digitale, in quanto essendo un collezionista preferisco proprio avere il gioco fisico di per sé. Purtroppo è la nostra era, è l'era che tutto arriva in digitale, tutto in download e purtroppo di fisico poco niente. E se appare qualcosa di fisico, ragazzi, una piccola scatolina strimizzita e con un codice sempre da scaricare, da applicare su Steam e scaricare. Purtroppo in questo mondo butta così ora. Fortunatamente devo ritenermi fortunato di aver vissuto l'epoca delle cartucce, delle cartridge, epoca proprio oramai superata. Oh, abbiamo trovato le Kung Fu Shoes. E queste, ragazzi, guardate. Possiamo sostituirla alla Long Sword. Kung Fu Shoes, che aumenta l'attacco di 1. Vediamo un po' come combatte la nostra protagonista. Wow, fa un male boia, eh. Eh sì. Tira dei calci veramente spaventosi. Oh, questo farà un po' di male, eh? Eh sì, ho visto. Possiamo anche utilizzare il fuoco. E la nostra protagonista sale di livello. Non male, eh? Cerchiamo proprio di esplorare anche tutta questa zona. Diciamo che io ho fatto questa demo qua di circa 21 minuti e passa per esplorare al meglio la zona. Forse magari avrò dimenticato anche qualcosa, però diciamo che non è un gameplay da considerare al 100% perché cazzo, essendo una demo, non conviene neanche star lì a girarci più di tanto. Però ho cercato di mostrarvi l'ambiente nella forma più completa possibile. E poi eccolo qui ragazzi, alla fine della demo avremo modo di affrontare anche questo simpatico boss, che effettivamente vale la pena di ammazzare. Anche qui abbiamo di nuovo riacquisito il potere di queste piovere. Cosa abbiamo trovato? Un'altra pozione, ragazzi. Sì, tutti questi soldi qua, peccato che non vedo una sua utilità. Poi magari qualcun altro che aveva giocato la demo ed è riuscito a utilizzare i soldi, ben venga, eh. Io accetto qualsiasi tipo di commento purché sia creativo e non sia stato messo al fine di rompere le cosiddette balle. Ok, vediamo di sistemare questo balordo. Però è molto bello, perché molti di loro che avranno criticato il Castlevania Simon's Quest, il Simon's Quest è stato il primo ad avere caratteristiche GDR ed evidentemente è stato proprio mantenuto in questo gioco. Quindi per coloro che hanno preso per il culo Simon's Quest dando retta ai soliti VIP del cazzo dicendo gioco di merda, di qui, di là. Ma perché gioco di merda che manco ci hanno giocato? Si limitano soltanto a seguire la moda dicendo che fa schifo e definendolo la pecora nera dell'intera saga di Castlevania? Sbagliato, il Simon's Quest è stato uno dei migliori, perché è stato anche il primo ad avere diverse ending. Quindi ragazzi, piantiamola lì, perché probabilmente questo gioco deve aver preso molto da Simon's Quest. Comunque, evitiamo di parlare e sprecare fiato perché non ha senso. Concentriamoci sul completare questa demo. Oh, abbiamo trovato, guarda, i headband da mettere, una fascia da mettere sulla fronte, in testa. Head, eccola qua, è aumentato la difesa di 2 punti, non male. Abbiamo la nostra energia che sta un po' diminuendo, forse tra un po' sarà il caso anche di ricaricarci. Bene, continuiamo l'esplorazione.
Ma che cosa abbiamo qua? Altri soldi. Qua la via è chiusa. Uccidere altri spettri. Sempre soldi. Oh, abbiamo trovato un passaggio. Molto molto bene. Dei forzieri. E abbiamo trovato al suo interno l'Egg Potion e Egg Eater. Etere forse. Va bene. Che cosa troviamo qua? Un altro cannone che però temo proprio che non si possa utilizzare. Che legnata che mi ha tirato questo simpatico omone gigante. Su. Infatti non è semplice affrontare questi spettri. Forse tra un po' cambierò arma e preferirò utilizzare la longsword, che bene o male è più più comoda. O meglio, mi trovo meglio io con... su, muori. Mi trovo meglio io con quell'arma. Ne utilizziamo un paio di pozioni, tanto ne abbiamo tante. Tanto noi ci stiamo allenando, perché per affrontare il boss effettivamente serve un buon allenamento, ragazzi. Benissimo. E vediamo che qua che cosa troviamo. Seguiamo sempre questa strada qua. Oh, un altro balordo. Avete visto che... è salito il nostro protagonista. La nostra protagonista è salita di livello. Abbiamo ottenuto anche una pozione. Molto bene. Vediamo qua se possiamo ottenere qualcos'altro. Perché più roba otteniamo... Beh, abbiamo fatto praticamente il giro. Anche qui abbiamo ottenuto sempre il solito potere. Tanto altro non possiamo fare. Niente, qua è il giro opposto, sperando almeno di riuscire a trovare la strada giusta, Perché se non sbaglio, la strada giusta dovrebbe apparire proprio qua vicino. Sì, effettivamente dare i calci con le Kung Fu Shoes non è male, Ti fai tanti di quei soldi qua. Che è una meraviglia. Oh, qua sopra vediamo che cosa si può ottenere. Wow, benissimo. Altri soldi, tanti altri nemici. E... sì. Niente, altro non troviamo. E vediamo di tornare di nuovo a sinistra. Qua ci troviamo altri spettri, se definirli spettri. Sì, sono spettri, vabbè, qualsiasi cosa siano... Non importa, basta ucciderli. Questi sono i cosiddetti cani rabbiosi. Scherzo, Però abbiamo ottenuto un loro potere, guardate. Nuovo potere. Wow. No, 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 no. Piano. Fai il bravo. Preso. Ok, vediamo di tornare in superficie, vediamo se riusciamo anche a trovare qualcosa. Ah, questa è la parte dove ci si poteva fare lo slide qua dietro, mi sa. Esatto, quindi abbiamo l'opportunità anche di risalire, volendo, Tanto però guardiamoci qua attorno. È sempre un ottimo allenamento, ragazzi.
Ok, vediamo qua cosa possiamo ottenere. Vabbè, troviamo sempre il solito balordo. Distrutto anche lui. Wow, altro potere, ragazzi. Visto che serve ogni tanto ammazzare i nemici. Bon, ormai abbiamo preso, se non erro, se non dico una cavolata, beh, essendo solo una demo, tutti i poteri presenti in questa fase. Almeno credo. Poi ripeto, quando avremo modo di giocare al gioco completo, potremo fare faville, diciamo, e divertirci molto di più. Però ripeto, è molto coinvolgente, ragazzi. Per coloro che non l'hanno provato, invito veramente a provarlo, perché è un'ottima esperienza di gioco questa. E mi raccomando, serve un PC veramente tosto per poter giocare a questo gioiellino di gioco, ovvero questa demo, ecco. Qui a quanto pare non possiamo fare nient'altro. Ho provato a fare anche dei salti, ma a quanto pare... Posso mettere anche... No, 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 proprio non si può. A meno che c'è qualche modo per salirci sopra. Altro qua non c'è. Ecco, vediamo qua in alto se riusciamo a reperire ancora qualcosa. No, ho fatto un volo da stupido. Tanto bene o male mi alleno. Bel salto. Vabbè, ne troviamo ancora tanti. Qua non c'è nient'altro. Fa il bravo. Oh, guardate. Abbiamo trovato una egg potion. Vabbè, almeno abbiamo scoperto qualcosa di interessante. Per quando bene o male arriverà il gioco completo. Altro potere, però questo l'avevamo già immagazzinato a noi. Tanto bene o male, ripeto, è sempre un'ottima... Oh, qua sotto? Vabbè, siamo già stati, ammazziamo questo qui. E poi dopo cerchiamo la strada, eh. Forse probabilmente si sblocca qualcosa una volta raggiunto un determinato livello, eh. Non è da escludere la cosa, ragazzi. Perché se in teoria dovremmo andare... dall'altro lato dell'albero maestro, forse la strada è proprio qui. Quindi sicuramente deve essere qua. Proviamo a utilizzare la spada. No, niente. Vabbè, però la spada è molto bella, eh. Boh, dai, è il momento di utilizzare la spada. Forse entrando qua dentro riusciamo a trovare il passaggio che necessita di più attenzione, che magari mi era sfuggito, che forse... Se non dico una cagata, dovrebbe essere apparso proprio qui. Eh sì, deve essere proprio questa. Esatto, apriamo qua tutto. Sì, era questo il passaggio, perfetto. Andiamo di ammazzare nuovamente i soliti balordi che arrivano qua. Vediamo di capire che cosa si nasconde oltre questa fase qui. Bene. Possiamo anche andare giù, eh. Questa è la porta che conduce al boss. Adesso vediamo di trovare anche... Oh, forziere. Forziere, Egg Potion. Egg Eater. Però tanto il potere più di tanto non conto di utilizzarlo, perché sono più amante degli attacchi fisici. Qui non c'è nient'altro. Bene,
possiamo dirigerci ad affrontare il boss in questione. Sarà meglio anche ricaricarci un pochettino, almeno andiamo lì con l'energia piena. Su, apriti. La porta si è aperta ed entriamo. Eccolo qui, ragazzi. Questo è il boss che affronteremo ora. Oh, fa paura, eh. Non preoccuparti, adesso vedremo di sistemarlo. Prima di tutto colpirgli la bocca, che è il suo punto debole. Infliggere colpi senza sosta, ragazzi, senza fermarsi, perché è l'unico modo per dare una lezione a questo balordo di boss, questa balorda di boss. Sì, abbiamo proprio colpito anche di tutto. Colpirgli il seno forse gli fa molto più male, giustamente. Su, venghi. No, 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 no. Che cazzo fa? Sì. Gettate d'acqua, ma non, non è un boss tanto minaccioso, eh. Possiamo anche colpirgli i tentacoli. Eh sì, perché è l'unico modo per farli scomparire. Ed è anche salita di livello. Oh, se è salito di livello vuol dire che il boss è morto, ragazzi. La demo si è conclusa e ci sentiremo. Ciao ciao e grazie per aver visto il video.